È già collegato con noi Matteo Becucci. Ciao Matteo. Senti, io raccontavo prima alle amiche e agli amici che sono all'ascolto un po' di questa polemica che è esplosa soprattutto sui social con un video che ha postato un ragazzo, Danilo D'Ambrosio, che ha postato su Facebook dopo essere stato eliminato, cosa che succede nei talent, da X Factor l'altra sera. E niente, lui praticamente in questo video racconta come dire, sicuramente un qui pro quo di montaggio, perché insomma le espressioni che fanno i giudici non corrispondono a quello che lui ha vissuto, secondo quanto ci ha raccontato e secondo quanto ha fatto vedere con questo video, dicevo, con quello che lui ha vissuto lì proprio durante l'audizione. E stamattina tu hai postato un messaggio, a mio avviso, a nostro avviso, molto interessante. E tu, insomma, di musica, ma anche di X Factor te ne intendi, perché lo ricordo ancora una volta, tu sei stato il vincitore dell'edizione 2009 X Factor 2 e la tua finale ad oggi nella storia di X Factor mantiene il record assoluto di ascolti. Ecco, evviva! Evviva Becucci, e vai! Ecco, vuoi riassumere un po' questo tuo post, Matteo? Beh, nel post, se non altro, esprimo solidarietà per questo ragazzo, per Danilo, perché effettivamente dal suo post, dal video che ha postato e dalla spiegazione che ha dato, è stato senz'altro leso nell'immagine. Però appunto in questo posto ho descritto, siccome l'ho vissuto per 4 mesi e più dal di dentro il talent, e quindi all'inizio gli autori, le persone che ti stanno intorno nel talent sono tutti abbottonati, poi dopo guardandoli e vedendo discorso dopo discorso insieme insomma alle varie interviste che ti fanno nei vari confessionali, perché non so se esistono sempre confessionali X Factor, però quando l'ho fatto io c'era un daytime veramente veramente ricco, dove le persone ci potevano vedere praticamente dalle 19 per 40 minuti ogni giorno, e quindi parlando soprattutto con questi autori, collaboratori, registi, si capisci sempre di più come funziona la macchina televisiva. Certo. E quindi quello che io in pratica ho scritto in questo post è: la finalità del talent purtroppo non è diffondere un tipo di musica o quella che qualcuno ritiene buona musica, la finalità del talent è fare audience, perché ovviamente è una trasmissione televisiva che si nutre di audience, quindi di ascolto, quindi di sponsor e tutto il resto. Il discorso musicale purtroppo è un po' in secondo piano, però chi fa un provino a un talent sa questa cosa, sa che può essere, fra virgolette, strumentalizzato. Ora, nel caso di Danilo, chiaramente c'è stato uno sbaglio che sicuramente qualcuno che ha fatto il montaggio magari ne pagherà le conseguenze, però nel senso, il talent è quello, uno se nel momento in cui si mette in fila per fare il provino deve sapere che lì possono considerarti, non considerarti, trattarti male. Io una volta avevo un amico che ha fatto il provino, che fu preso a male parole, se non sbaglio, da Elio, e questo dopo 15 anni che faceva musica ci rimase veramente male, perché poi delle volte appunto anche i giudizi dei giudici magari sono sottolineati o molto sottolineati in un senso positivo o negativo, anche quello, perché devono fare spettacolo. E quindi in tutto questo magari appunto ci passa un ragazzo che sembra molto preparato come Danilo, e giustamente ci rimane molto male. Questo certo fa parte del gioco. Ecco, va ricordato che appunto il talent è come dire, vede la coabitazione, parliamo di talent musicali in questo caso, ovviamente la coabitazione tra le esigenze musicali da un lato, come sottolineavi tu, ma dall'altro, e forse anche in prima linea, le esigenze televisive. Matteo, guarda, se puoi rimanere ancora con noi qualche istante, tra l'altro tu poi dopo X Factor hai fatto 4 dischi, un disco d'oro, tanti singoli, ce n'è uno che abbiamo già pronto in rampa di lancio, un singolo particolarmente forte a cui siamo particolarmente affezionati, ecco, dovrebbe essere già in sottofondo, eccolo, andiamo in cucina, tu fai lo chef, va bene Matteo? Va bene.
sono ancora fuori di me. Chissà perché non parliamo mai. Presa dai corsi di cucina non hai sensi di colpa.